Io mi chiamo Michele Romagnano, sono di Viggiano, nato, cresciuto e pasciuto a Viggiano. Ho 57 anni e faccio queste cose da, si può dire, da quando ero bambino, perché qua si usava che quando sei per carnevale si usava a portare le serenate con cupo cupo e andare a chiedere un pezzo di salsiccia quando purché. Tanto si ammazzavano assai maiale, anche pure adesso sono io, anzi se venivate in laboratorio vi avevo stampato una bella soppressata che vi avevo assaggiato. Non siete venuti, è peggio per voi. E questo qua è uno strumento che si usa, noi lo chiamiamo cucucù, ve l'ho detto, per andare in giro a suonare, uno strumento d'accompagnamento praticamente. Questo come suona? Si bagna, ecco qua, si inumidisce la mano. Si strofina vicino alla canna, bensì è la canna che fa suonare, è la pelle che dura, fa questo. Ecco qua. Questo è uno strumento, poi facciamo altri tipi di strumenti che ci sono, io penso, in tutta Italia. Questo qua si accompagna con l'organetto, di solito si va in giro l'organetto e cupo cupo. E si canta delle canzoni nostre, che noi cantiamo a Canzone al Carnovano, che praticamente per chiedere ai padroni della casa cosa vogliono. Io sono venuto allora, gli acci saputi, gai acci soporchi, gli acci saputi, gai acci soporchi, quella padrone, piglielo poco, quella padrone, piglielo poco. A gigantato su panafonostrello, ogni strofa si chiedi qualcosa alla padrona, per poi quando hai finito di cantare ti mettono alla tavola, si mangia e si beve, un bicchiere di vino, un po' di salsiccia, un po' di... E questa è la storia rucupucupu. Allora, questa qua sarebbe la ciaramella, noi la chiamiamo la ciaramella, qua almeno noi si chiama la ciaramella, e qua sono vari tipi di ciaramella. Però di solito questo è uno strumento che si accompagna con la zambogna. Io la zambogna qua non ce l'ho, c'ho una zambogna in miniatura che è fatta... Questa va bene in miniatura, fatta da me e più che altro questa qua è un soprammobile, diciamo, per tenerla così. Suona comunque tutto, però non è accordata, non si può accordare con quella là. Questa potrebbe sembrare una sordellina, la zambogna del sud della Basilicata, zona del Pollino, però non è proprio una sordellina questa qua. Però questa qua sarebbe la zambogna, questa è la ciaramella che accompagna la zambogna, quello fa da accompagnatore, questo specifica le suonate, fa la solista. Da solista. Ci sono vari tipi di ciaramella. C'è, in base alla zambogna va la ciaramella. La ciaramella spiega molto bene le suonate. Spiega la suonata, come che poi è fatta con... Bene, con un'ancia che va sopra. Ecco qua. E questa qua sarebbe suona con l'ange, queste sono ange che faccio pure io. Sono ange di canna, mo li fanno di plastica, la maggior parte di plastica, però io li faccio ancora di canna. Non per la tradizione, per facilità, perché la plastica è più difficile farla. Però è buono che quando è accordata la plastica non si scorda più. Invece questa qua bisogna inumidirla prima, bisogna accordarla e si scorda facilmente, che dipende dalla temperatura, in base al freddo, al caldo, allora si apre o si chiude, mentre che uno sta suonando per strada, entra nella casa per dire che fa caldo, tap, non suona più, perché si chiude, fa movimenti, diciamo. Questa qua, la tamburella, diciamo che noi qua usiamo, questa è un po' più piccola, è la tamburella lucana, perché questa è la tamborra, è più grande. Invece questa è la tamburella lucana, che noi la facciamo col pelo dentro,
Tanto è vero, io l'ho fatto apposta per stamattina per farvi vedere che noi qua usavamo a farla con la pelle di capra, col pelo, ancora col pelo dentro. Sono delle pelle congiate col sale. Solo sale, messi là, fateci seccare. Poi dopo, quando uno la deve mettere, la rimette a bagno, lavata per bene, e poi si mette sulla tamburo, si tira bene, e poi asciuga e diventa questa cosa. Questo fa un suono molto più cupo di questo, un suono più sordo, perché essendo col... però è un bel suono, uno che piace questo. Sì, ma sul momento che stiamo è bagnata. Però mo non si sente. Questa quando asciuga c'è un suono bellissimo. Pure questa qua, però un pochettino più cupo. Perché mo è bagnata, l'ho fatta stamattina questa qua, ancora è umida. Io vi ho preparato che se venite. E invece questa qua c'è già un altro. Questa qua. Questa più. No, questa qua è più leccese. Questa è zona di Lecce. Invece la napoletana è più questa qua, vedi? Questa e questa qua, la tamburi, più nelle zone di Napoli. Invece questa è più dove fanno la pizzica, dove sono una pizzica più leggera, più. Però noi dobbiamo, siccome mo ormai si è unificata la cosa, ormai ci scambiamo i vari, loro si comprano la ciaramella nostra, noi ci compriamo le loro tamburelle e giriamo. Quando la montagna si faccio cappuccio, venne da crape a catta tuo cioccio. Tradotto, quando la montagna si fa il cappuccio, vuol dire che nevica fino a un certo punto, che la neve non scende troppo giù dalla montagna, ti devi vendere la capra, vuol dire che ci sarà una brutta annata di neve, assai neve. Venditi la capra, perché di solito prima c'erano le capre per mungere il latte. E comprato un ciocci che serviva per andare a legno, che faceva troppo freddo. E questa è una delle tante cose che dicevano prima. Allora, questo è un altro proverbio nostro da zona. Benerica e benerecama, chiù assai sim e chiù meglio stam. Che vuol dire che più gente siamo e meglio si sta. È la verità, che noi da questo paese stiamo rimanendo troppo poco. E si sta male quando siamo pochi, a tutti i livelli, dove non c'è gente, non c'è movimento, non c'è circolazione, non c'è niente. Ci vuole sempre più gente per stare meglio. Questa.